Questa frase, quasi uno slogan, dicevo, Deus sive natura, che indica qualcosa di scandaloso, cioè che non esiste un Dio personale come nelle religioni storiche, l'ebraismo, il cristianesimo o l'islam, ma che la natura coincide con Dio e che noi siamo parte della natura, che è la sola libera. Noi siamo sostanzialmente determinati, causati da una serie di eventi di cui ci sfugge alla fine il senso. Ma è anche scandalosa quest'opera perché nega la provvidenza. Non c'è nessun disegno divino che favorisca la natura umana o gli uomini. L'intera natura, quella che noi chiamiamo esterna, ma quella anche che noi chiamiamo interna, il nostro corpo, le nostre passioni, che sono natura, la nostra mente, non sono guidate da un ordine provvidenziale. Il mondo non è fatto per noi. L'uomo non è padrone della natura, non è, come lo definiva un quasi contemporaneo, ossia Francesco Bacone, non è il viceré dell'Altissimo. E il mondo non è costruito per fare favori a noi. Quindi le piante crescono, il nostro corpo si sviluppa, ma questo non ha niente a che fare con il volere della provvidenza. Ci sono dei meccanismi, delle strutture che, non fatte per noi, noi tuttavia possiamo utilizzare. Spinoza